La decisione presa dalla giustizia sportiva di confermare la partita a porte chiuse per la gara di ritorno della semifinale playoff di eccellenza tra Giulianova e Progresso ha suscitato numerose polemiche in città, in particolare da parte della società giallorossa. La Corte d'Appello infatti ha respinto il ricorso presentato dalla società che aveva impugnato il provvedimento del giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, una gara a porte chiuse e 2.000 euro di multa. Le ragioni del Giulianova Calcio, che aveva prodotto immagini video sulle gare di domenica in Emilia, non sono state accolte dai giudici di secondo grado e dunque la gara di domenica prossima, 4 giugno, allo stadio Fadini, con inizio alle ore 16:30, si giocherà senza pubblico, con il Giulianova chiamato a recuperare il 3-0 incassato nel match di andata. Una vicenda su cui il sindaco Costantini ha annunciato che si sta lavorando per sistemare in città un maxischermo per consentire comunque ai tifosi di seguire la partita. Purtroppo una doccia fredda, abbiamo lavorato con gli uffici per far sì che venisse riaperto anche il settore di stinti, ma la sanzione sportiva purtroppo ci vedrà giocare questa partita a porte chiuse. Non c'è stato verso di trovare una soluzione alternativa. Io voglio che almeno vengano posizionati dei maxi schermi, stiamo ragionando con la società per permettere alle persone che non potranno accedere allo stadio di vedere la partita. Naturalmente c'è il rammarico, siamo stati come società sportiva bersagliati dalla federazione tutto il campionato, ci dispiace questo, io parlo non da sindaco ma tifoso del Giulianova Calcio, ma comprendete bene che bisogna rispettare, e quindi spero che tutti i tifosi abbiano un comportamento adeguato e tifiamo il Giulianova Calcio, lo facciamo da fuori allo stadio, ci sentiranno comunque. Ovviamente resta da vedere se nel frattempo ci saranno ulteriori provvedimenti. Il sindaco Costantini infatti ha pubblicamente chiesto all'autorità per ragioni di ordine pubblico di aprire le porte del Fadini.